Era il 1969, quando l'influenza spaziale si abbatté sull'Italia, un anno e mezzo dopo essere partita da Hong Kong. Nel 1968 il Times di Londra diede per la prima volta l'allarme con la notizia di una grande epidemia nella colonia cinese. Da lì a breve, ma non troppo, come invece è successo per il nuovo coronavirus, si diffuse prima in Asia, poi negli Stati Uniti e infine arrivò in Europa. Il virus era però altamente contagioso, un fattore che facilitò la sua rapida diffusione globale. In Europa però fu meno intensa rispetto agli Stati Uniti. Si calcola che in Italia tra il 1968 e il 1969 abbia causato circa 20.000 decessi e 1 milione di persone in tutto il mondo. La spaziale aggrediva prevalentemente le vie aeree. I sintomi erano di tipo influenzale, quindi mal di testa, mal di gola, raffreddore. Mise a letto, pensate, ben 15 milioni di italiani. Lo scenario era molto simile a quello dei nostri giorni. Strade, locali pubblici, locali commerciali semideserti. Ma non sono tanto le similitudini di questo evento che mi hanno sorpreso, ma piuttosto il proliferare di alcuni sentimenti, quali la paura, l'intolleranza, la mancanza di umanità. Pensate che storia di questi giorni. Un ristoratore di Terni ha affisso un cartello dove dice di vietare l'ingresso ai cinesi per tutelare la salute della sua famiglia. Sta avvenendo qualcosa anche di molto più grave. Alcune persone che sono risultate positive al coronavirus si sono ritrovate sbattute sui social, i loro dati personali, i loro e quelli delle loro famiglie, trattati come moderni untori. Insomma, sono stati messi alla gogna mediatica. È questo che ci fa diventare la paura. Rimanete con me ancora un minuto.